nonostante vivesse a Roma. Vorrei ringraziare la società operaia di Mutuo Soccorso, di cui Natta è stato, diciamo, un socio onorario, l'Istituto Storico della Resistenza con il presidente Reinisio, col quale, come già vi anticipava Mario Margini, abbiamo un interesse a commemorare Natta, diciamo, in collegamento con un altro centenario della nascita di Felice Cascione. E vorrei ringraziare tutti voi che avete conosciuto, stimato questo nostro grande concittadino. E vi do appuntamento, certamente, alla prima occasione che sarà in questa primavera, per commemorare non solo, diciamo, il Natta intellettuale, non solo il Natta che ha fatto l'altra resistenza, ma anche il Natta politico, di cui tutti noi riserviamo un grande ricordo. Grazie ancora.